Siamo pronti per la nuova edizione di Termoli Musica 2018. Pino Nesi, che è appunto l'organizzatore, è anche il partecipante diretto di questa situazione, ci illustrerà nella conferenza stampa di presentazione quello che accadrà in questa sessione invernale di questa Termoli Musica 2018. Bene, io sono particolarmente lieto e felice di presentare questa stagione, perché veramente ha un valore in più, un valore aggiunto, ha cambiato registro, soprattutto perché veramente c'è stata una risposta da parte della gente di Termoli Musica e delle associazioni. Cioè, è stata possibile questa edizione, seppur di solo 5 concerti. Per la sessione invernale puntiamo su 10 concerti in quella autunnale, proprio perché si è creata una sinergia tra le associazioni, la Casa del Libro, l'Università 3 e soprattutto tanti partecipanti ai concerti. Potrei fare tanti nomi, hanno veramente messo a disposizione le loro capacità, le loro amicizie, le loro potenzialità personali per dare una mano a che questa stagione non finisse nell'oblio. Quindi diciamo che questa nuova sinergia di aiuti che ricevuti, tra virgolette, appunto da questi enti che hanno fatto sì che potesse continuare questa tradizione, altrimenti ci sarebbe corso il rischio che poteva anche finire. Sì, sicuramente sarebbe finita, perché noi non abbiamo più il supporto del Comune di Termoli, sappiamo benissimo come vanno, abbiamo soltanto il patrocinio, insomma, della Regione Molise, dell'azienda Soggiorno e Turismo di Termoli, però abbiamo avuto appunto la fortuna di creare questa sinergia tra le persone e il pubblico di Termoli Musica e le associazioni. Anche questo ci rende ancora più forti, perché significa che non è vero che Termoli non segue la musica classica, che non è vero che non abbia voglia di riscatto culturale. Senti Pino, che cosa vedremo in questa sessione che ci stai presentando questa mattina? In questa sessione di 5 concerti, ecco, anche soprattutto perché saremo sostenuti soltanto dagli abbonamenti e da pochi sponsor, ci siamo messi in gioco noi personalmente come artisti, in particolar modo io, che sarò in duo ad aprire la stagione il 4 febbraio con la pianista Gabriella Orlando, un duo che insomma sono insieme da oltre 15 anni, ha suonato in tutta Europa. E poi ci sarà una serata dedicata al bel canto, con aree, romanze e canzoni, con un baritono giovanissimo soprano e Carletti al pianoforte. Poi torneranno questo unico gruppo al mondo, che è un trio di pianisti all'opera, al pianoforte a 6 mani. E sono stati qui già veramente in 3 o 4 stagioni fa, però in questo cartellone mi sono sentito di inserirle, perché veramente sono un po' rappresentativi di tutto quello che sta succedendo in questo movimento culturale, potremmo definirlo, che si sta muovendo a Termoli. E poi ci sarà l'ensemble Ellipsis, oboe e chitarra, il 18 marzo, e poi chiuderemo con le sonorità estreme, che sono appunto il trombone e l'ottavino, 2 strumenti agli antipodi come contesto sonoro, accompagnati dalla pianista Esmeralda Frascatore, e suoneranno Cristian Pio e Massimiliano Nese. Due persone di vaga conoscenza sono i miei figli, ma era l'unico modo anche per abbassare. Diceva qualcuno. Vabbè, ovviamente. Loro l'ultimo successo che hanno avuto, hanno vinto il Crescendo International Competition. Saranno... Uno può dire tutto quello che vuole, però se uno nello strumento non lo suona come deve suonarlo, puoi essere anche il figlio di chi sia chi, ma se non sei bravo non puoi riuscire in questo senso. Ma veramente loro hanno vinto tutti i concorsi a cui hanno partecipato e
saranno premiati, insomma, la KNG Hall di New York a febbraio. Con ricordiamo dove si svolgeranno questi concerti? Sempre al Cinema Sant'Antonio, sempre la domenica e sempre alle 18, come avviene dal 2004. Orario standard e giornata standard. Sì. Bisognava creare l'abitudine e la dimostrazione di questo movimento culturale, e che veramente si è creato questa consuetudine, e io ci terrei a ringraziare in particolar modo Daniela Battista della Casa del Libro, che è stata operata per promuovere questa manifestazione, la professoressa Maria Luciani, presidente dell'Uni 3 di Temori, e poi potrei fare tanti nomi di tante persone private che comunque ci danno supporto. Bene, grazie e buon lavoro, e in bocca al lupo per questa sessione invernale di Termoli Musica 18, dove 18. Crepi.